Glitterini ciao, ma soprattutto amici delle LOL, benvenuti sul canale. Io sono Lilla e oggi spacchettiamo il puzzle dedicato alle LOL. Nei commenti mi avete lasciato una marea di commenti e mi avete chiesto di aprire sia l'uno che l'altro, quindi assolutamente verranno esauditi i vostri commenti. Vi ringrazio per tutte le cose super carine che avete scritto sotto l'apertura di questo cucciolo della terza serie. È stato comprato, come tutte queste palline, a Miami, me l'avete chiesto in tanti, in un negozio, in un Target normalissimo, e purtroppo non sono ancora qui arrivata in Italia neanche queste ball, ma spero che la Giochi Preziosi ce le porti presto, perché ragazzi guardate come sono carine. Questa ball arriva con questo packaging che è stato staccato sapientemente da mio padre, perché mi ha portato diverse cose, non mi ha portato solo queste, e quindi ha pensato di distruggere la scatola prima di portarmela. Guardiamola da vicino, è una scatola molto molto grossa rispetto alle LOL normali, alle ball delle LOL normali, vedete? All'interno troveremo 60 pezzi di una delle bambole della prima serie. Io spererei di trovare la Sirena oppure una delle ballerine. C'è anche scritto che è di grandezza 38 cm x 33. Per chi non avesse fatto la collezione ma adora guardare comunque le LOL, ecco qui com'era la prima collezione, ve la faccio vedere e potete scrivermi qual era la vostra preferita. Siccome ricevere tanti commenti mi è piaciuto davvero tanto, ho pensato di fare una cosa per voi. Per chi commenta tanto, ho deciso di scegliere un commento a video e metterlo in evidenza. Il commento a video evidenziato sarà quello che per primo indovinerà l'enigma di emoji. Ecco qui delle emoji per voi, e attraverso questo enigma dovrete rispondere a questa domanda: a quale cartone animato ho pensato con queste emoji? È abbastanza famoso e il primo che darà la risposta corretta avrà il commento in evidenza. Buona fortuna a chi parteciperà, per tutto il resto iniziamo a spacchettare. Allora, qui come potete vedere c'è la cerniera che è rimasta simile in tutte le ball della LOL Surprise, anche se questa sarà l'unica pellicina che andremo a scartare. Ah, no, ti volevo aprire per bene. Niente, devo distruggere tutto. No, mi dispiace. Eccola qui, questa è la ball, come potete vedere e sentire è di metallo, è bellissima, di questo rosa veramente intensissimo, e andiamo ad aprire. Wow, sembra un uovo di Pasqua. Wow, qui ci sono gli adesivi da attaccare e c'è addirittura biberon, l'accessorio, le scarpe e anche un fumetto. Qui c'è un altro foglietto e... oh, ma è Diva, Disdiva, sì, bellissima. A questo punto, all'interno di questa busta fucsia pazzesca, guardate com'è fluorescente, ci sono 60 pezzi per costruire il nostro puzzle. Vado ad aprire cercando di lasciare le mie dita intere come al solito. Ma che cosa? No, hell. Ah, tra l'altro mio padre mi ha sgridato, mi ha detto che non si chiamano LOL ma si chiamano LOL. Ho detto Lilla, ma si chiamano LOL, baby. Sorry, daddy. Allora, wow, scappottiamo. Guardiamo come funziona. Allora ragazzi, ecco qui come faccio io i puzzle, seguendo un'antica tecnica cinese, lo usavano già gli antichi romani, praticamente dividendo per colori le tessere in modo che non debba poi andare in sbattimento. Uso questo come guida e poi vedete, cioè tipo qui sicuramente c'è tutto il vestito, qua c'è la faccia e probabilmente pezzi di gambe. Tu sei sfuggito al mio... ecco.
e qua ci saranno, ci sarà il fiocco e qui ci sarà lo sfondo della bambola, e così riuscirò facilissimamente in 15-16 anni a finire questo puzzle. Non so se voi avete degli altri metodi, mi raccomando scrivetelo qua, confrontiamoci. Parte del puzzle fa parte questa LOL, quindi wow, la O di LOL è qui. Wow, ecco dove va l'altra L. Bene bene, vado a mettere l'ultimo pezzo e ho finito il puzzle, ma a questo punto la parte più divertente, devo attaccare, ta-dan, gli stickers. Allora, cominciamo, sì, da questi, i suoi boots, le scarpe. Il primo va messo qui, quindi è bellissimo praticamente. Continuiamo a vestire le nostre doll, anche se si tratta di un puzzle. Tac! Oh, è bellissima! Cosa facciamo? Una scarpetta sì, una scarpetta no? No! Andiamo a vestire anche l'altro piede. Oh, un po' storto. Ah, ma si può staccare molto semplicemente, per fortuna. E voilà. No, tenerissima. Ecco la cintura, gliela metto qui. Tac. Il bibero, non so se metterglielo in mano o lasciarglielo qui o attaccarlo sulla mia agenda, guardate com'è bello. Sono un pochino invidiosetta. Va bene, lo attaccherò qua perché mi piace tantissimo. E manca ancora il fumetto, stacchiamolo. Tutto stortignacolo, ok. Questo lo voglio attaccare qui. Wow, fantastico. Ve lo faccio vedere per intero, mi piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi, spero che arrivino in Italia, è stato pagato 7 dollari, ce n'erano tantissimi in negozio, era un supermercato per l'appunto, e quindi che dire, oddio quanto è carina! Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché venite qua, venite qua. Tra un po' apriremo anche queste. Ma prima di salutarvi, come sempre io, vi stringo di affetto. Ciao, ciao!